Guardi, avvocato, io ero capo di un reparto dal quale dipendevano 15 centri di controspionaggio che andavano da Trento fino a Cagliari. Gli informatori erano gestiti dai capi centro. Io non gestivo alcun informatore, con l'eccezione di due persone che erano semplicemente per informazioni di carattere politico e che comunque non c'entrano con questa vicenda. I capi centro, che erano ufficiali, spesso ufficiali superiori dei carabinieri o altrimenti capitani, conoscevano i nomi degli informatori, conoscevano le attitudini, le capacità e il rendimento degli informatori e me ne rendevano conto sotto pseudonimi forniti agli informatori stessi per motivi di sicurezza loro, con rapporti che erano più che altro rapporti di continuazione del contratto o rescissione del contratto. La validità dell'informatore era valutata dal capo del centro, cioè dall'ufficiale dei carabinieri. Ma quello che a me interesserebbe sapere, perché lei sa bene che nel 1900, prima, questo l'ha saputo quando lei era già capo del SID o è una notizia precedente? Perché nel 71... Se non mi sbaglio, non vorrei commettere errori di data, è una notizia posteriore alla mia acquisizione del posto di capo del reparto. Lei di questo ne ha parlato in sede politica o il generale Miceli ne ha parlato in sede politica, che lei sappia? Non so. Perché nel 72 ancora l'ipotesi era di un attentato di sinistra, eravamo ancora in quel periodo, quindi vorrei sapere se avete informato le autorità politiche di questo, se non quelle giudiziarie. Il generale Miceli è stato informato da me, il tragitto per quanto mi riguarda si fermava al generale Miceli. A parte quando noi avevamo delle notizie complete e potevamo quindi presentare all'autorità politica una traiettoria più completa o convincente dell'iter informativo seguito, e allora presentavamo dei rapporti scritti che in genere erano piuttosto brevi e concisi. Il generale Miceli potrebbe aver informato l'autorità politica di questo. Ecco, ma questo rapporto scritto più completo fu fatto o non fu fatto? Non fu fatto. Non fu fatto. Senta, ma questo esplosivo che lei dice passava attraverso il Brennero, questa fonte informativa disse anche da dove veniva? Veniva dalla Germania, non dalla... Poteva venire, ma diciamo, nasceva in Germania o in Germania era stato importato? Questo non lo so dire, quello che ricordo in questo momento è che il materiale esplosivo era in uno o più tir, ritengo più tir, che transitavano il Brennero con provenienza dalla Germania. Ma lei per caso non ha avuto modo di sapere, o da questa fonte o da un'altra, che in realtà questi carichi non provenivano solo dalla Germania, ma prima che dalla Germania da un altro paese? Da un altro paese non lo so, perché il materiale esplosivo, non so, adesso non ricordo esattamente di che origine fosse. Comunque in Germania, ricordiamo, c'erano diverse forze di occupazione, o meglio di presidio, non tedesche ovviamente. Ma vede, lei ha rilasciato una intervista che fa parte degli atti di questo processo, nel quale ha dichiarato che, direi anche dagli appunti che sono stati presi dal giornalista al momento stesso, che questo materiale arrivava clandestinamente in Germania dalla Cecoslovacchia e poi dalla Svizzera procedeva in Germania e da qui arrivava in Italia. Quindi il giro di questo materiale, secondo quello che ci risulta, è che partiva dalla Cecoslovacchia, arrivava in Germania, andava in Svizzera e dalla Svizzera veniva in Italia. Questo almeno, se non è così... Questo giro mi sembra un po' tortuoso. Se il materiale fosse cecoslovacco o tedesco o americano o di qualsiasi altro paese, io non so con esattezza.
l'ipotesi, quello che interessava è che invece sembrerebbe che lei fosse informata anche della composizione di questi ordigni. Lei ne era informato? No. Lei sa che tipo di esplosivo sarebbe passato attraverso no. Brenner, il Gottardo, la Svizzera, secondo dovrebbe essere... Era un esplosivo non da mina, certamente. Era un esplosivo di tipo militare, di tipo... non da mina. Ecco, non era un esplosivo per attività industriali. C'è una seconda circostanza su cui la Corte ha ammesso la sua udizione e riguarda l'eventuale coinvolgimento del SID o dell'ufficio affari riservati nelle vicende di Piazza Fontana. È a sua conoscenza che o l'ufficio affari riservati o il SID in qualche modo fossero collegati a queste vicende, abbiano avuto rapporti con presunti autori di fatti criminosi, mi riferisco solo a Piazza Fontana naturalmente. Non mi risulta che il SID abbia avuto un rapporto con i fatti criminali di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda l'ufficio affari riservati, non lo so, sinceramente non lo so. Per quanto riguarda il SID, ritorno sul SID, ai tempi in cui il fatto è avvenuto, il capo del reparto era il generale Gasca ed escludo che il generale Gasca possa avere avuto mai qualche cosa a che fare con il terrorismo. Ovviamente il SID era un vasto organismo nel quale operavano diversi reparti e anche ufficiali di diversa estrazione, anche politica. Buongiorno generale. Buongiorno. Sono l'avvocato Franchini, difesa Zorchi. Sì, volevo solo farle due domande sempre su questo tema. Questa segnalazione che lei oggi colloca nel 71 e che invece nell'intervista di cui abbiamo più volte parlato colloca nel 72, da che centro CS proveniva? Prima cosa, e può darsi che mi sia sbagliato nella data. Sì, sì, ma... Ormai sono passati una trentina d'anni, quindi. Sì. Proveniva dal centro CS di Padova. Di Padova. Chi era il comandante del centro CS di Padova? All'epoca era il capitano Bottallo. Bottallo, oggi generale Bottallo. Siccome lo abbiamo sentito in quest'aula... lei rammenta questa segnalazione del oggi generale Bottallo, il nome della fonte almeno? Ma non la conosco la fonte. No, non le sto chiedendo il nome della persona fisica, ma il nome della fonte. No, neanche il nome della fonte, il nome di copertura. Sì, sì. Non lo conosce. Non lo ricordo perlomeno. Ecco, può essere che questa informativa che a lei è pervenuta, dice lei, dal generale Bottallo, lei è pervenuta per iscritto? È pervenuta per iscritto. Per iscritto? Beh, immagino di sì. Insomma. C'è un suo appunto che ha acquisito agli atti, dove è scritto caso Padova, Casalini si vuole scaricare la coscienza. Questo è del 5 giugno 75, quindi diciamo che intanto lei sapeva che esisteva un signore di nome Casalini e che riguardava Padova. Parla di caso Padova, Casalini si vuole scaricare la coscienza. Ha cominciato ad ammettere che lui ha partecipato agli attentati sui treni del 69 e ha portato l'esplosivo. Il resto, oltre ad armi, è ora conservato in uno scantinato di Venezia. Il Casalini parlerà ancora e sta già portando sua mira su altri gruppo padovano, più delle Chiaie, più Giannettini. Afferma che operavano convinti appoggio SID. Trattazione futura chiudere entro giugno. Colloquio con MD prospettando tutte le ripercussioni. Questa notizia o questa segnalazione del maggiore o generale Bottallo
poteva provenire da fonte da fonte Turco, cioè da Casalini? Ritengo che potesse provenire. Ritiene che potesse provenire. E perché lei dice di chiudere entro giugno? Questo è un aspetto del quale proprio non ho molta chiarezza. Chiudere, tra l'altro, quelli erano appunti che io prendevo quando parlavo con il capo servizio dal quale capo servizio ricevevo delle direttive. Quindi non so se quella fosse una direttiva del capo servizio o se fosse stato un mio suggerimento. Chiudere entro giugno del 75 non so perché, effettivamente bisognasse chiudere entro un particolare giorno. Può darsi che ci fosse stato qualche cosa in vista sotto il profilo della scopertura della fonte che ci suggerisse di chiudere il rapporto con la fonte. O meglio, il documento c'era. Senta, e lei questo documento, oltre che a metterlo agli atti, immagino l'avrà fatto vedere al capo servizio? Credo di sì. Generale Miceli? Credo di sì. E secondo lei era una notizia di tale rilevanza che il capo servizio avrebbe dovuto informare il ministro della difesa, immagino? Questo stava nella discrezione del capo servizio. Se non l'ha fatto, può darsi che volesse attendere. No, io non so se l'ha fatto o non l'ha fatto. Non lo so neanche io. Non lo sa.